Si tratta di una vicenda che allo stato è oggetto di indagini, quindi prima di stabilire cosa c'è, cosa è successo, eccetera, secondo me dobbiamo aspettare quantomeno di capirne un po' di più. È evidente però che sembra che ci siano stati degli accessi abusivi. L'accesso abusivo è sicuramente un reato, quindi accesso abusivo, essendo un reato, nulla a che vedere con il giornalismo. Giornalismo significa avere un diritto di cronaca. Questo diritto di cronaca, quando si tratta di giornalismo d'inchiesta, è particolarmente ampio. Il limite è proprio questo, cioè si può accertare una notizia, ma quando invece si trasmode in una condotta come un accesso abusivo, non può essere giustificato in alcun modo. Però, ripeto, queste sono considerazioni astratte, se volete, da penalista. Se ci fosse stata una Non richiesta da voglio parte della stampa entrare nel... riguardo all'accesso o No, alla richiesta di no. notizie, Ma guardi, sarebbe un problema? allora le spiego. In assoluto, quando c'è una qualsiasi condotta di reato, non si può assolutamente porre in essere, perché a prescindere da chi lo chiede, dalla giustificazione che si ha, è sempre un reato. Cioè, gli accessi vanno fatti secondo delle procedure. Quindi non è che un accesso abusivo può essere giustificato perché ne ha bisogno un mio caro amico o ne ha bisogno la stampa, ma questo diciamo è pacifico. Credo che qui quello che si debba accertare è altro, cioè se si tratta di accessi abusivi che erano finalizzati a quello che qualcuno parla, che qualcuno definisce dossieraggio, o accessi abusivi come avviene a volte singoli ad hoc per singoli casi, cioè è tutto da scoprire quello che c'è dietro questo accesso abusivo, ma non lo sa Ma nessuno. Ma non è che l'accesso abusivo può essere giustificato, quello è un reato. si è parlato di nuova P2, attacco alla democrazia, No, non no, solo dalle no, io mi eccessive. sono fermata per cortesia a voi, però a me piace dare una definizione ai fatti quando sappiamo di che stiamo parlando. Onestamente non Domani ne saprei sapremo cosa di quello che dirvi. comunque dopo Melillo e dopo Cantone. Non so che oggi forse già iniziavano, perché ho visto che la mia Sì, commissione Melillo. a un certo punto si è svuotata, perché pare ci sia ora, infatti abbiamo finito i lavori, perché una serie di commissari che erano con me sono andati a sentirli. Siccome di solito escono notizie, credo che magari più tardi ne sapremo di più.